Buonasera ragazzi, benvenuti a Cinepatia. Questa sera il buon Tom Savini che insomma ci introduce con questa mannaiata nella testa dello zombie è qualcosa di assolutamente rilevante per la serata che è stata rimandata per tanto tempo e finalmente è arrivata anche, insomma, come dire, suggerita da una vecchia collaborazione molto richiesta da voi. Questa sera trattiamo di Sua Maestà Rob Zombie, un uomo che è, come dire, è riuscito a integrare nella propria vita un livello, quel livello di unione delle diverse arti al punto tale di diventare un artista a tutto tondo, di diventare non soltanto il musicista famoso per aver introdotto diversi generi musicali, ma soprattutto probabilmente, per quello che riguarda me, ancora più gradevole come regista, ed è per questo il motivo che invece che alla botteguccia dei sigilli ho deciso di trattarlo questa sera a Cinepatia, quindi in una serata speciale, perché Rob Zombie sicuramente si è imposto da questo punto di vista. Ma questa sera abbiamo un personaggio che era stato, insomma, messo in copertina, che io ho introdotto in copertina come special guest, come personaggio X, che è un vero e proprio ricercatore della vita di Rob Zombie, nel senso che ne è talmente appassionato da poter essere a tutti gli effetti definito così, e che io ho deciso, insomma, di introdurre con me in questa puntata per trattare quest'uomo che ha fatto di musica e cinema e di analisi sociologica, vedremo, un'unità veramente unica. Sto parlando di Paolo Gentile, eccolo qua con noi. Buonasera Paolo. Buonasera Teo, ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come diceva Teo, grande appassionato di un personaggio particolare, un po' lasciato un po' in disparte, secondo me, sia dalla musica che dal mondo del cinema. In realtà è un genio, è veramente uno dei pochi geni che abbiamo a 360 gradi, come dicevi tu Teo, veramente, perché lui parte a essere da regista, produttore, musicista, un genio, un frontman con una grinta incredibile, incredibile. Esatto, un personaggio che poi, insomma, tratta argomenti anche, non a caso, insomma, ho scelto la parola sociologici perché chi si limita a vedere, secondo me, nel cinema di Rob Zombie un gore troppo facile, un sangue troppo facile, evidentemente si ferma semplicemente a quella che è come dire il limite, no? Quello che è semplicemente la superficie della sua visione della società. Sei d'accordo Paolo con me? Sono d'accordissimo, anche perché se uno si limita a vedere uno dei suoi film, dove io lo ritengo bellissimo perché geniale, però è splatter sinceramente, La Casa dei Mille Corpi, no, lui è riuscito proprio ad andare oltre, no? Cioè, La Casa dei Mille Corpi è un bel film, come La Casa del Diavolo, assolutamente un horror particolare. Poi ti andrò a pizzicare due particolari che lui ha inserito dentro i film, ma il suo genio, la sua sregolatezza, il suo capolavoro rimane comunque Le Streghe di Salem. Sì, ecco, sì, quello sì. È un capolavoro. Sì, 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 quello sì. È un capolavoro della cinematografia, per quanto riguarda me, da suo fans, non solo come musicista ma come regista. No, no, certo, come attore a tutto tondo. Andiamo a vedere innanzitutto di chi stiamo parlando, perché magari, non credo, però magari qualcuno di voi non sa di chi stiamo parlando, di questo personaggino molto moderato sia in termini estetici. In realtà qua si vede che sta incominciando a invecchiare, 59 sì. Anni quest'anno. Rob Zombie di Everill, nato il 12 gennaio del 65, come ha introdotto Paolo, cantante, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, insomma ha fatto veramente si è posizionato, pur essendo, qualcuno dice, in una nicchia, si è posizionato decisamente in un mondo che è veramente rotondo all'interno della produzione artistica in generale, ed è un personaggio che utilizza spesso le metafore in termini tra virgolette dark piuttosto che horror, per andare a pizzicare, ecco, mi piace la parola che hai utilizzato, per andare a pizzicare la società in cui viviamo, mettendola di fronte a quelle che sono un sacco delle sue meschinità, perché poi in effetti vediamo che per esempio nei suoi film una prima cosa che ti butto è, poi andiamo a fare un po' di storia ovviamente di Rob Zombie, però sì, nei suoi film se voi andate a vedere c'è il personaggio come dire un po' alla Lovecraft, un po' no, cioè c'è il protagonista che va a cercarsi la nemesi, che va a cercarsi il sangue, che va a cercarsi una fine terrificante all'interno di un mondo di personaggi platealmente distorti mentalmente, di antropofagi, insomma persone che ne hanno... Psicopaci, psichedelici e... È incredibile come ragione. Eh sì, però se la vanno a cercare spesso, perché loro arrivano introducendosi, per esempio, tipico ambiente Rob Zombiano, vanno a introdursi in una situazione in cui, quella situazione di hillbillies, come vengono chiamati, delle zone sud degli Stati Uniti, mancando di rispetto a quella che con presupposizione viene considerata un'America poco colta, un'America anche poco intelligente, eccetera, e ne pagano le conseguenze in maniera clamorosa, proprio perché in realtà si introducono a un sapere che in realtà scopriranno sulla loro pelle essere un sapere molto profondo, solo che in ambienti pericolosi, o no? Serio, molto pericolosi. Per esempio, appunto, andando a pizzicare La Casa del Diavolo è uno di quello che tu hai detto, no? Vanno a mancare proprio di rispetto a questa gente, e la loro avventura di questi giovani si trasforma in un'odissea senza fine, anzi che una fine ce l'ha. Esatto, con personaggi che vengono addirittura tratti fuori dalla storia, mischiati all'interno insomma di un ibrido di sangue e di cultura dell'esoterismo. È sicuramente, insomma, si vede che Rob Zombie ha creato la propria vita artistica a partire da radici sia musicali che cinematografiche veramente multicolori, ma soprattutto ha avuto una storia personale, prima di incominciare a fare musicista, molto particolare, no Paolo? Sì, perché lui comunque è nato da una famiglia di circensi, i suoi genitori erano due circensi, quindi lui li ha seguiti, lui del 65, del 12 gennaio del 65, è stato con loro fino al 77, quindi da lì derivano tanti personaggi che lui comunque ha messo dentro i film, ed è anche un modo di giocare, un modo come può essere un giocoliere dell'horror, ecco. Per esempio questi clown, non clown, questo museo che c'è all'interno del distributore di benzina, di cose strane, con dei personaggi veramente assurdi, al limite dell'assurdo, come può essere dentro un circo dove c'è il nano, dove c'è la donna cannone. È andato a richiamarli in un modo, direi, psicopatico, si può dire. Sì, decisamente. Sì, in un modo psicopatico, esasperando la tendenza omicida che c'è dietro a un personaggio che non è It, non è il clown col palloncino, è un clown vero, è un clown che gli porta a fare un giro, poi gli fa fare il giro in questa casa delle streghe con le classiche automobiline, dove però la mummia che viene giù in realtà è un corpo vero, dove vedi gente che viene tagliata ed è gente vera, sistemata sui tavolini, quindi con coltelli veri, e al limite dell'assurdo, dove la gente, questi ragazzi qua, quando entravano su queste auto della nostra casa stregata, come quando eravamo ragazzini, ridevano, però a un certo punto ridevano, ma non è che ridevano così tanto, perché non riuscivano a capire se era vero o non era vero quello che stavano vedendo. Questo è un po' la psicosi di Rob Zombie, il vero, non vero, il capire, non capire, dove ti porta lui nei film, come ti porta nella musica. Perché lui ha lo stesso concetto nella musica, è incredibile. Ricordo benissimo, quando è uscito Astro Creep 2000, che è stato uno degli album dei White Zombie più importante, ma il più importante è stato Super Sexy Swimming, dove lui ha mescolato il metal dark, si può chiamare come vuole, con la musica elettronica, quando era una cosa impensabile, e qui ti dico, è stato un po' poco considerato, in realtà geniale ancora, unire queste cose qua. Ancora oggi è, secondo me, poco considerato, considerando il fatto che negli anni in cui lui ha prodotto quei dischi di cui tu hai appena dato riferimento, ragazzi, la gente come i Rammstein non aveva il posizionamento di industrial metal. Io dico un nome per dirne un altro, dico uno in particolare, ma non aveva quel posizionamento di sperimentazione, e secondo me, tra l'altro, non ce l'ha ancora oggi, perché il piacere per il vecchio cinema muto degli anni 30, per quel tipo di comicità dei fratelli Marx, che tra l'altro saranno la citazione fondamentale della famiglia Firefly all'interno dell'ambiente della Casa dei Mille Corpi, perché il nome Firefly viene proprio dai personaggi dei fratelli Marx. Il piacere per la musica, tra virgolette, pienamente sudista, il country, lo stesso punk rock, il post punk rock, insomma, sono tutte cose che vengono mischiate. Incredibile. Per esempio, Teo, se tu vai a vedere il video di More Human Than Human, che è una canzone che è all'interno di sia Super Sexy Swimming e in Astro Creep 2000. In Astro Creep 2000 è suonata con strumenti normali, quindi senza elettronica, eccetera. In Super Sexy Swimming è suonata anche con l'elettronica. Vai a vederti il video, che si può trovare, è psichedelico, è inquietante, psichedelico. Secondo me non c'è ancora nessuno in grado di aver inventato una cosa del genere. Non stacchi fino alla fine, stai lì e dici wow. Sicuramente non ai suoi tempi e in quel tipo di ambiente lì. Del resto sono tutte immagini e pezzi, ritagli di cinema o di estetica del cinema che poi lui utilizzerà in maniera dettagliata all'interno del suo cinema, fino al punto, guarda caso, per farvi capire quanto poco la critica cinematografica lo valuti oggi, c'è il Morandini in Italia che dice che praticamente gli spezzoni che lui utilizza degli anni 30 sono praticamente le uniche parti godibili dei suoi film. Il problema è che la psicosi e la mostruosità, dentro e fuori, io direi, sia in termini di immagine che in termini di personalità, che lui mostra nei propri film e che si rivolta nei confronti del perbenismo borghese medio americano, è qualcosa che oggi sembra voler essere separata. Cioè, da questo punto di vista, non so se sei d'accordo con me, c'è un collegamento con quelli che sono i discorsi che io faccio di solito alla botteguccia, cioè prima di puntare il dito, di fare quelle scenette terrificanti che sono state fatte nei confronti di Ted Bundy, Frigetto, eccetera, prima di usare la parola mostro, cerchiamo di capire quali delle mostruosità umane possano essere presenti o possano svilupparsi nell'animo di ognuno in funzione di quello che ci succede. Cioè, non ne siamo avulsi. Lui ha pagato caro questa sua figura in America, soprattutto anche in Italia l'ha pagata cara, perché lui è stato accusato di satanismo, ma ancora oggi lui non ha mai dichiarato di essere un satanista e né mai ha fatto propaganda satanista. Questo è, che sia chiaro, perché a volte uno lo confonde e dice sì, questo è un satanista. Ha definito, Rob Zombie ha definito davanti a tutti un pagliaccio Marilyn Manson. Sì, ecco, sì. Lui poteva essere un trainatore sbagliato, dare un senso alla musica sbagliata. In realtà lui ha avuto dei problemi in America, dove gli è stato proibito di suonare, penso ancora oggi, in 15 stati americani, perché è accusato di satanismo, ma in realtà non ha mai fatto satanismo, ha semplicemente gettato fuori, se mi consenti, la violenza che tutti i giorni esiste nel mondo, non ha fatto nulla, niente di più. Esatto, è come quella magari forte. È come quella vecchia storia, insomma, che ci portiamo dietro oramai da almeno 30 anni, in cui il perbenismo tende a voler definire nel black metal, nel death metal, nel metal in generale, una una sorta di radice della violenza, laddove invece semplicemente alcune volte è uno specchio della violenza della società e non si può pensare che queste persone vengano accusate di creare ciò che invece avviene. Secondo me, per esempio, ragazzi, molto semplicemente perché se voi americani pensaste di vietare le armi invece di renderle libere, per esempio, io dico una cosa, no? Tanto per dirne una. Indipendentemente da tutto, non dico che sia neanche quello il problema, perché non è mai uno solo il problema della creazione dei disastri che avvengono in termini sociali, però evidentemente siamo veramente alle favolette dei bambini a pensare che... Sì, lui ha fatto proprio un capo, è stato un capo espiatorio, ma per anni accusato di blasfemie, di cose che comunque non ha mai fatto. Non ha mai, e neanche nei suoi concerti ha mai fatto delle blasfemie, come a me piace, può piacermi a livello musicale Marilyn Manson, e sono d'accordo, però con Rob Zombie è un pagliaccio, sì, è un pagliaccio da scena, e non è andato lui a cercarsi, sì, come invece Marilyn Manson ha fatto, non è andato a cercarsi la partecipazione all'interno della Chiesa di Satana di Anton LaVey, che lo ha fatto addirittura ministro, che ha fatto in modo, insomma, di fargli lievitare la sua importanza dal punto di vista mediatico. Da questo punto di vista, ecco, Rob Zombie sicuramente non è andato a cercarsela, forse perché è un artista che ha semplicemente voluto mettere in campo le passioni che si sono assommate fin da piccolo, sia in termini estetici che in termini di cultura cinematografica, circense, artistica in generale, che poi gli ha fatto fare un pot-pourri che effettivamente non è come dire, facile da vedere, ecco, in molti film che trovano, probabilmente sono d'accordo con te, il culmine con Le streghe di Salem, pur essendo probabilmente il film paradossalmente meno violento in termini di gore, ecco, esatto, perché nelle streghe di Salem violenza, per esempio, non ce n'è. È un film tratto chiaramente da una storia vera, che ha dato molto fastidio, soprattutto alla Chiesa italiana. È stato un fastidio perché hanno dovuto ammettere comunque delle cose di cui lui è anche stato scomunicato dal Papa, senza motivazioni. Esatto. Senza motivazioni, dove questa storia, dove queste 5 streghe sono state bruciate senza motivo 300 anni fa, e tutti facevano comunque finta di niente. Ancora oggi a Salem si dice: no, non è mai successo questo, non è vero. Come no? È successo, sì, come è successo in tante parti del mondo, però lui ne ha tirato fuori una storia. La cosa particolare, Teo, se mi permetti, è che lui ha iniziato a scrivere il libro delle streghe di Salem, è arrivato a pagina 30 e ha detto: mi sono rotto i maroni di scrivere questo libro, ed è incredibile, ha fatto uscire prima il film e poi ha terminato il libro, dove lui stesso dice io rileggo il mio libro e guardo il film, una cosa non c'entra con l'altra, ma le due storie si vanno a unire. Sì. È un progetto che è incredibile, da solo se ne sconvolge, e lui ti dice anche che se guardi più volte Le streghe di Salem, ogni volta sei convinto di dire: ah, ho capito, sì, ci sono arrivato, in realtà non hai capito. Ogni volta c'è una cosa nuova. È che la follia, probabilmente, che lui va a indicare come possibile per la gente comune all'interno del film, poi ovviamente non vi racconteremo quelle che sono le trame, perché vi invitiamo a guardarli, però fa riferimento evidentemente a un disco che contiene, un disco audio, insomma, che arriva all'interno di questa emittente radio con una DJ che, insomma, a causa del suonare questo disco poi provocherà delle reazioni un po' particolari, un po' modello ucciso di Dylan Dog. Non so se vi ricordate quel fantastico episodio di Dylan Dog che parlava degli uccisori. Se non ve lo ricordate, vi invito ad andare a rivederlo, che oramai è diventato un cult praticamente, però questo viene mischiato, effettivamente viene unito a una storia vera del reverendo Jonathan Houghton, che nel 1692, come citava Paolo, ha condannato a rogo 7 donne praticamente colpevoli di stregoneria, secondo lui. Questo ovviamente ha richiamato il Papa a fare i suoi anatemi nei confronti di Rob Zombie, come se non fosse chiaro come se la zona del New England, come se tutta quella zona in particolare, molto più legata ad ambienti di bigottismo americano storico, la zona del Mayflower, la zona dei primi coloni, non fosse effettivamente la zona che ha dato vita a tutto il substrato culturale che ha creato Lovecraft, che ha creato in parte Poe, che ha creato lo stesso Stephen King. Quindi c'è le storie... Certo. Sono esattamente puntuali in relazione a quella che è una parte della storia americana che è lì vivente. Poi se questo può andare a come dire, modificare il comportamento attuale di esseri viventi oggigiorno come se fosse una sorta di pazzia che si comunica in termini sociali, beh, su questo riflettiamo allora su come è fatto il tessuto sociale americano. Questo è secondo me anche quello che ci vuole dire. Infatti c'è un messaggio molto bello nelle streghe di Salem, che se cercate le streghe di Salem non lo trovate perché è stato proibito, bisogna cercarlo sotto The Lords of Salem, altrimenti il film non riuscite a vederlo. Esatto. E una cosa molto particolare che ha fatto lui è inserito e ha voluto fortemente sua moglie Shirley Moon come attrice, sì, ed è stata geniale, sì, a dir poco geniale, e non spoilerò più niente perché sennò è da vedere. Insomma, Shirley Moon è un fisso nel cinema di Rob Zombie, che ha costruito all'interno della sua parabola di regia, insomma, un gruppo di attori e di attrici che sono a lui care e che ritroviamo, insomma, film per film, perché evidentemente riescono a fargli creare quella sorta di ambiente feticcio, un po' come avviene con lo stesso Robert Rodriguez, con cui lui tra l'altro ha collaborato, un po' come avviene con Tarantino, un po' come avviene con David Lynch. Insomma, è sicuramente uno dei registi che ha più legame con un gruppo di attori, ma perché poi il risultato è evidente, insomma, anche dal punto di vista della sinergia. Mi dicevi tu prima che c'è fra queste persone fuori dal set, o no? Sì, sono molto amici, sono molto amici, molto uniti, come lui con la sua band, con i White Zombie. Ecco, una cosa importante che era da sottolineare, che lui non è assolutamente una persona scontrosa, né come artista né come musicista. Durante le interviste c'era questo giornalista che si aspettava un Rob Zombie brusco o aggressivo. No, lui è una persona buonissima, calmissima, non ha scatti di nervoso, non attacca né attori né musicisti, è una persona molto collaborativa e è sempre disponibile per tutti. Ecco perché si è legata questa forte amicizia fra loro, questo gruppo di attori che sono una banda di simpatici, al di fuori dei loro film sono incredibili. Sì, tra l'altro andando a recuperare anche attori che hanno lavorato magari in altri ambienti anche estremamente celebri del cinema e che poi sono stati praticamente riportati a nuova vita cinematografica da Rob Zombie. Quello che in particolare mi viene in mente ovviamente è Malcolm McDowell, che che conosciamo tutti come Alex DeLarge in Arancia Meccanica, ma che poi insomma è diventato protagonista in particolare in almeno 2 film di Rob Zombie, facendo vedere di essere assolutamente un personaggio adatto alla banda zombie. Tra l'altro White Zombie, la sua band, prende il nome da un film che abbiamo già citato in altre occasioni, che è un film di Richard Halperin del 1932, che è White Zombie, protagonista Bela Lugosi, film che si trova facilmente su YouTube col nome dell'Isola degli Zombie in italiano, che è un classicissimo in cui Bela Lugosi al top della sua carriera, con il suo occhio magnetico e le sue sopracciglia meravigliose, qua va a operare questa stretta di mano fantastica, in cui prende il controllo praticamente della mente delle persone in una celebrazione di quelli che sono più gli zombie da Haiti, per intenderci. Non c'è di mezzo una questione relativa ai non morti, ai morti viventi, ma c'è addirittura una questione relativa molto importante, tra l'altro, all'attaccamento, cioè tra l'altro qui abbiamo anche una versione del film presentata proprio da Rob Zombie in versione celebrativa del 2012 per quanto concerne il film originale del 1932 di Alperin, ma è estremamente importante perché è un film che nel 1932 ci spinge a riflettere su quella che è la necessità di staccare il concetto di amore, che invece è attaccamento, da una donna che praticamente verrà costretta, ecco, a perdere la propria identità umana pur di poter essere conservata come sposa, mettiamola così. Ora non vado oltre perché altrimenti vi racconto quella che è la trama del film, è un grande classico dell'horror, White Zombie, però è da qui che proviene il nome della band, che ha reso innanzitutto Rob Zombie famoso in termini di musicista, ed è da quel cinema lì degli anni 30 che vengono poi tratti anche delle piccole porzioni inserite all'interno dei suoi film, e non solo, quindi non solo anni 30, anche anni 40, 50 e 70, ma soprattutto un certo tipo di estetica che si riporta poi anche in alcuni videoclip. Questo è il videoclip di Living Dead Girl, in cui evidentemente il tipo di trattamento della pellicola e il tipo di mascheramento ci riporta insomma a quegli anni del cinema muto e agli anni delle manifestazioni popolari modello Barnum, insomma modello mostri di Barnum all'interno delle fiere cittadine, così come evidentemente il tipo di trucco di Sherry Moon Zombie, che è rimasto bellissimo, incredibile. E così, ecco, qui Teo, scusami, vai. No, e qui è proprio agganciarsi a questa cosa di Sherry Moon, dove lui metteva in risalto comunque i personaggi femminili. Se si fa caso, sia nella Casa dei Mille Corpi, nella Casa del Diavolo e nelle Streghe di Salem, è tutto molto matriarcale, cioè quindi dove è sempre la donna che comanda, che dirige diciamo le esecuzioni, diciamo le famiglie, e la stessa cosa lo puoi notare nei video e nella musica dei White Zombie, dove lui mette sempre in avanti, quasi come frontman, la sua bassista, che a parte è geniale, una grandissima musicista, però insiste molto sulla sua figura, e si vede anche nelle copertine e anche nelle presentazioni che tu hai fatto vedere, quasi come dicevo che ti chiedono chi è il batterista, il chitarrista dei White Zombie, non lo so, ecco. Mentre tutti conoscono la bassista, è una cosa molto matriarcale che ha lui, di presentare la donna sempre in primo piano, donna potente, la donna che comanda. Ecco, questa è una cosa molto particolare che ha lui. Sì, dirti sì. Perché questo non lo so, perché non ha mai rilasciato interviste su questo particolare, però è una cosa che si può notare, direi, facilmente nei film e nelle sue biografie, dove comunque è sempre presente. Questa è un'osservazione assolutamente degna di nota, perché potrebbe tra l'altro andarsi ad aggiungere, cioè se tu metti praticamente un'immagine che è reale nei film in cui c'è un matriarcato spinto e un controllo dei clan spinto, ci metti un certo tipo di disposizione d'animo verso il bigottismo, che è quella dell'America veramente dei tempi in cui si bruciavano le streghe, dell'America veramente della Salem di quei tempi, e ci metti una violenza estrema che sembra essere comunque potenzialmente non androcentrica, quindi allontanata dalla figura del maschio dominante. Questo rende probabilmente il cinema di Rob Zombie ancora meno accettabile da un certo tipo di establishment, ecco, dal punto di vista cinematografico, e non solo in realtà cinematografico, e questo è assolutamente vero, tant'è vero che a partire dalla Casa dei Mille Corpi, con le sue rappresentazioni circensi interne, con la sua violenza che si lega a un certo punto anche a dei ritagli di ricordo nazista, con la possibilità di far perseverare la vita oltre la morte grazie all'utilizzo delle membra, se non addirittura dell'anima altrui, e come minimo i due sequel che sono La Casa del Diavolo e Three from Hell sicuramente sono film in cui la figura in particolare di Baby Firefly, che è quella praticamente interpretata da sua moglie Sherry Moon, è una figura decisamente dominante, ma dominante proprio perché va a infrangere molto spesso quelle regole della centralità dell'uomo bianco, maschio, dominante, tipico anche del sud degli Stati Uniti, però con le stesse armi di pazzia invece che con le stesse armi di evoluzione, se non addirittura portandola a livelli più elevati. Sembra quasi, è evidente, sì. È evidente che si tratta di una parodia di provocazione da parte di Rob Zombie, e che se viene considerata semplicemente sangue, beh, siamo a un livello puerile di interpretazione del suo cinema, secondo me, no? Non credi, Paolo? Sono d'accordissimo, è proprio lì che, è lì che bisogna fare attenzione nei suoi film, perché a tanti vai a chiedere come ti è piaciuta La Casa del Diavolo? Mamma mia, che paura! Sì. Ti è piaciuta La Casa del Diavolo? Ti ripeto la domanda, perché dentro La Casa del Diavolo o La Casa dei Mille Corpi ci sono 1 milione di significati. Come hai richiamato tu, il dottor Satana, in realtà lui rappresentava il dottore nazista, Joseph, dove faceva esperimenti, dove cercava di riportare in vita, no? Quindi è anche un'accusa a un'America che ha fatto finta di essere puritana, ma in realtà era un'America nazista, sotto tanti aspetti, no? Un'America razzista contro i neri, quindi è andato a toccare degli argomenti che ha dato veramente fastidio, ha dato proprio fastidio. Sì, in un ambiente in cui, come ho già parlato anche in altre puntate, ma che vale sempre la pena di ribadire perché mi ha dato un ottimo gancio Paolo, in un ambiente in cui numerosi nazisti sono stati condannati nel processo di Norimberga, ma numerosi, insomma, un numero ridotto, mentre tutta una serie di altri personaggi culturalmente elevati o personaggi che avevano un valore iconico piuttosto che personaggi che avevano un valore in termini di sociopolitico, guarda caso invece hanno trovato, grazie all'operazione Paperclip, un posto tranquillo di lavoro negli Stati Uniti, in quelle che sono... Per esempio Von Braun. Personaggi così famosi, ma anche personaggi insomma meno conosciuti, e sicuramente il fatto che proprio lì sotto, nel centro di questo ambiente americano classico che sembra rappresentare la demenza di un certo decadimento sociale americano, ci si ritrova che cosa? Ci si ritrova una famiglia che è dedita in realtà, o che probabilmente è stata figlia parzialmente, se non totalmente, di questo personaggio che in realtà proviene da quelle zone lì ed è stato assolutamente integrato e a cui gli si dà letteralmente da mangiare. Ecco, Rob Zombie ci fa vedere che gli si dà da mangiare in termini animici oltre che in termini materiali, quindi questo sicuramente... Esatto. Non è... Anche non lì, è... Tanti hanno confuso le scene di cannibalismo, è vero, certo fa effetto perché altrimenti poi basta, non spoilerò più niente, ma in realtà è l'America che mangia se stessa. Esatto, e che alle volte, guarda caso, sembra andare a ricercare, ad accogliere quelle persone che siano in qualche maniera allineate con questo tipo di modo di fare. Se questo deve dare fastidio, ancora una volta dobbiamo richiamare alla riflessione che va fatta su come è strutturato il sistema alienato e alienante americano, in cui la corsa al confronto, la corsa dei cani, no? Che loro fanno, in realtà i cani molto spesso sono loro, la corsa al conseguimento di un obiettivo dietro l'altro, poi viene rappresentata simbolicamente da questo tipo di violenza, che rimane secondo me una metafora, però con la grande... quel qualcosa che a noi amanti dell'horror mancava e ci è piaciuto, il fatto che Rob Zombie non si sia dato semplicemente limite dal punto di vista grafico, ecco quello che loro chiamano graphic, no. E quindi abbia rimesso in campo un horror che mancava sostanzialmente, che stava scemando, perché molti registi insomma non hanno intrapreso più quella via dopo gli anni '80. Certo che poi te lo guardi un suo film, cazzo, fa paura. Sono d'accordo, fa paura. Io dai tempi dell'Esorcista che non mi spaventavo più di un film horror, guardi un suo film, fa paura. Però bisogna anche guardarlo con altri occhi, no? Quindi fa paura, ma fa paura anche in un altro modo. Questo puritanismo che c'è dietro gli americani, dietro, ma anche dietro l'Italia, quando è successa questa storia delle streghe di Salem. È stato incredibile l'attacco che ha ricevuto lui per far capire che non era un satanista, e semplicemente è andato nella chiesa di Bologna a pregare, come fa tutti i giorni. Quindi sì, è stato accusato di quello per facilitare, comunque, diciamo, hanno cercato di stroncargli la carriera, ma non ce l'hanno fatta. Sì. No. L'America che ha trovato... che ha provato paura, il mondo che ha provato paura per quelli che sono i personaggi di Rob Zombie. Qua abbiamo Captain Spaulding del compianto Sid Haig, che è un altro attore feticcio di Rob Zombie, ma che un attore che ha incominciato in fantascienza e in horror fin dagli anni 70, attore che ci ha lasciato da poco, piuttosto che il rilancio di Bill Mosley, che voi vedete in questa maniera e che riesce a prendere in realtà delle fattezze clamorosamente terrificanti all'interno del trittico, insomma, e quello secondo me è un punto. Lui poi si è cimentato anche per esempio con due Halloween, in particolare Halloween The Beginning, che è una sorta di prequel non legato alla faccenda originale di John Carpenter, quindi a quello che è il film. Adesso magari due parole le diciamo, però secondo me rimane il punto del non andare a ricercare in realtà una vera e propria penetrazione di occulto esoterismo all'interno delle prime sue due opere, La Casa dei Mille Corpi e La Casa del Diavolo. Sì, ci si può chiedere come sopravvive questo dottor Satana, come mai, cosa siano questi rituali, però il problema è che a me sembra che, a differenza della ricerca della demonologia, qua ci sia la necessità di mettere il pubblico di fronte a una riflessione, come abbiamo detto prima, di quali siano le radici del male che alberga all'interno dell'americano medio e da quali presupposti venga scatenata. Abbiamo appena visto delle ridicole interpretazioni dell'ultima cena di Leonardo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Terrificante a Parigi, laddove la mostruosità e la malattia deve essere portata a compimento e a ricezione da parte del pubblico, secondo loro, come qualcosa di normale, di sponsorizzabile, di ricercabile addirittura, però l'eversione di questi valori, quello che possono creare, dalla semplice malattia e dalla morte a causa dei disturbi, fino alla pateticità, all'alienismo e alla vera e propria violenza che viene fuori dall'alienazione della società, allora devono essere riferiti come mostri. Cioè, ancora una volta, questo dualismo, Rob Zombie, secondo me, sono 30 anni che ce lo sta facendo vedere in anticipo rispetto alle mostruosità che vediamo, ed è inutile appellarci a dire, insomma, Rob Zombie è indelicato, Rob Zombie è... vi sta facendo vedere. Io sono senza parole dell'apertura delle Olimpiadi, cioè, ecco, quella l'ho trovata violenta. Scusate, poi non mi permetto di commentare, personalmente io ero allibito. Cioè, no. Si parla di sport, di che cosa? Anche perché non è neanche, come dire, la trasmissione giusta all'interno del mio canale, non volevo tirarla troppo in lunga, no. Però è evidente che fra i riferimenti esoterici, occulti, demonologici, la malattia e la mostruosità, l'alienazione che viene portata a normalità, e poi dall'altra parte, quando non è normalità ma diventa davvero mostruosità violenta di una certa società che si ribella nei confronti di questa borghesia radical chic, allora diventa intollerabile. Vi stanno mostrando semplicemente la parte oscura che può esserci dentro di voi, ve la starà mostrando senza richiamare i demoni, tra l'altro. Forse questo dà molto fastidio di Rob Zombie, io non lo so, che ne dici tu? Sì. Sì, 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 ma è proprio quello che ha dato fastidio di Rob Zombie, che lui con un fare crudo, però è un fare vero, ha tirato fuori tutto quello che non è solo riguarda l'America, ma riguarda tutto il mondo, sostanzialmente. Quindi è chiaro che hanno provato a stroncargli la carriera, ma non puoi stroncare la carriera a un artista come lui, non puoi, è impossibile. È proprio impossibile, perché chi lo conosce come lo conosciamo noi, ma come tanti lo conoscono nel mondo, sa di chi stiamo parlando. Non è il rocchettaro, faccio metal, no. Qui si parla a livello anche musicale, lui è stato un genio. Io non ho ancora trovato uno che sia geniale così. No. Seguendo da tanto tempo la musica, il metal, io sono appassionatissimo dalla A alla Z, dal rap e tutto, ma io un genio così non l'ho ancora visto. E ragazzi, nelle donne licantrope delle SS, che è un frammento che lui ha fatto che Rob Zombie ha fatto assieme a Robert Rodriguez per Grindhouse, che in realtà è uscito in Italia in due parti, Grindhouse e Grindhouse Planet Terror, in quella porzione che riguardava lui, in cui è riuscito a mettere assieme il personaggio di Fu Manchu con queste donne, con questo Hitler che vorrebbe diventare licantropo, insomma, attraverso una trasformazione un po' occulta, un po' di modifica biologica. Ecco, è riuscito a far recitare bene anche Nicolas Cage, cioè, visto che a me è riuscito a far recitare bene allora, recitare bene Nicolas Cage, sapete che per me sono tre parole che non possono stare nella stessa frase, cioè recitare, anche solo recitare senza il bene, però effettivamente ti ha dato una possibilità. Beh, vabbè, c'è Udo Kier nel ruolo di un nazista, c'è Sherry Moon ancora una volta, quindi insomma gli ha dato una possibilità. Ha fatto questo prequel di Halloween, che è stato tutto sommato apprezzato da John Carpenter, primo perché c'è tra l'altro una interpretazione eccezionale di Malcolm McDowell, che ritroveremo anche in 31, altro film che praticamente non si può trovare in Italia se non attraverso i soliti canali del download, con una rappresentazione di Michael Myers, eroe fra virgolette, occulte esoterico slasher dell'Halloween del 1978, interpretato da bambino da un ottimo Dyke Fairch, che adesso è cresciuto e che probabilmente fa la gioia di tante ragazze che lo vedono, perché effettivamente sembra un vecchio rocker degli anni 80, a metà fra un rocker anni 80 e un black metaller, io direi. Dyke Fairch con una grandissima interpretazione, guardate che sguardo, sto bambino è veramente unico nella storia del cinema praticamente. Ti ricorda un po' un viso del cinema italiano che ha in qualche maniera che ha aiutato, insomma, nelle sue composizioni il nostro Rob Zombie, perché ha un po'... ha un po' un... Bravo Teo, bravo. Giusto, Dario Argento. Esatto, perché... Insomma, lui è partito sostanzialmente nella sua biografia, nella sua storia, è un grande fan, ha preso parecchia ispirazione da Dario Argento, ma non sei proprio ispirato come dicevamo, all'horror, ai messaggi che Dario Argento lasciava nei film. Per esempio, lui ritiene un capolavoro, perché lo è, Suspiria, è vero, fa paura anche quello, quando lo guardi dici "oh Dio, che paura", ma Suspiria è pieno di significati all'interno, e lui da lì è partito con questa carriera. Quindi sì, uno dei suoi idoli, uno dei suoi musi ispiratori è proprio Dario Argento. Sì, dobbiamo ammettere che noi abbiamo veramente un personaggio con Dario Argento, sia in termini di cicli demonologici, sia in termini di thriller vero e proprio, sia in termini di manovrabilità della trama. Abbiamo veramente un genio, cioè Dario Argento è stato veramente un precursore che ha aiutato anche tanta gente. Ha lavorato con George Romero facendo il taglio definitivo, tra l'altro, di Zombie Dawn of the Dead, quello che normalmente gira in Italia. Ha lavorato con John Carpenter, ha lavorato con Cronenberg, cioè Dario Argento è un personaggio che ha veramente rivoluzionato il cinema in quello che viene considerato il thriller nero, il thriller demonologico, in maniera veramente unica, ed è un personaggio evidentemente che tutti descrivono come un personaggio estremamente ispiratore. Ma volevo farvi vedere anche un paio, visto che l'abbiamo detto, come giustamente ha detto Paolo, lo trovate con il nome The Lords of Salem, perché non già solo la copertina è bellissima. Esatto. E, è un film, insomma, che racconta una storia almeno parzialmente legata a dei fatti veri. È stato probabilmente il suo film meno violento e il film più significativo, e guarda caso il film più avversato, il film più difficile da essere ricevuto in tutti i sensi. Poi tra l'altro lui si è cimentato anche nella produzione di The Haunted World Over Supervisto, quindi si è occupato non solo in questo caso ma anche in questo caso di animazione, ovviamente animazione per adulti possiamo chiamarla, anche se non è terrificante, ecco, questo cartone animato non in quel senso, però sicuramente il concetto di exploitation che lui utilizza, anche di liberazione delle minoranze, viene ripetuto e ripetuto e ripetuto nei suoi film, e spesso viene ripetuto all'interno del mondo femminile. Il suo problema è che spesso questa exploitation della liberazione dalla exploitation, quindi del controllo di quello che è una schiavitù delle minoranze, viene spesso utilizzata però in maniera talmente violenta da o non essere capita o essere considerata un controsenso. Però questa cosa qua, o non voluta capire. Esatto. O non voluta capire. Questa cosa del matriarcato è spesso legata anche a questo tipo di rivolta, tra l'altro con donne che si rivoltano contro donne spesso e volentieri, con una violenza inaudita, proprio perché incarnano quei valori di apparente inutilità borghese, di cui le donne che accusano gli uomini di essere controllanti e patriarcali in termini borghesi poi non accettano se questo viene in realtà ripetuto loro dal personaggio di Sherry Moon Zombie, che risulta essere un'aggressione a questa cosa. Quindi Rob Zombie è veramente, veramente un regista multilivello. Dopo The Lords of Salem, Rob Zombie si è dedicato a tornare nel suo ambiente per cui lo abbiamo conosciuto nascere. C'è un film 31 che, ragazzi, c'è ancora una volta un gruppo di persone che capita nelle mani a loro volta delle persone sbagliate, che fanno delle scommesse in una notte praticamente in Texas, in una notte di Halloween. Ci sono queste persone che capitano nella casa sbagliata con degli psicopatici assortiti a loro volta, sotto il controllo di un altro Malcolm McDowell eccezionale in questo film, che è praticamente fratello omicidio, all'interno di questa congrega che fra scommesse ed esoterismo tenterà evidentemente di ucciderli tutti quanti. Un altro film, guardate un po' che personaggini che ci sono all'interno del film, ma è un altro di quei film in cui Rob Zombie dà, in questo caso, pienamente, secondo me, libertà alla sua ispirazione circense. Cioè ci sono dei personaggi sia nelle movenze che nelle attitudini che nel tipo di costumi, sono estremamente circensi, e questa cosa probabilmente non andrà mai via. Ed è anche particolare, Teo, perché in questi personaggi circensi alla fine riescono anche a starti simpatici. Sì, sì. È incredibile, no? Perché a un certo punto ti trovi a tifare un po' per uno e un po' per l'altro, dici no ma c'ha ragione lui, no ma c'ha ragione lui. È incredibile come ti viene, ti travolge, è pazzesco. Sì, sì. Tra l'altro c'è una cosa che io, vabbè, poi un'osservazione che farò nell'altro canale che insomma, per cui sto per finire il promo e ci siamo quasi per arrivare con quello che è Bellum Perenne, l'altro canale che vi invito insomma ad andare a unirvi, che tra poco incomincerà con le sue produzioni, farò dei piccoli video di satira, però contemporanea, politica, eccetera. Però è bello perché spesso i film di Rob Zombie, e soprattutto in questo senso, piacciono, praticamente non piacciono al di sotto di quell'età per cui io ultimamente sto incominciando a riscontrare, magari mi sbaglio, però sto incominciando a riscontrare che viviamo nell'unica epoca storica in cui i ragazzi al di sotto dei 24-25 anni spesso sono più conservatori, più stereotipati, più facilmente attaccabili dall'informazione globale a causa del fatto che sono nativi digitali e non hanno imparato fondamentalmente, non tutti ragazzi, non tutti, però tanti non hanno imparato evidentemente il contenzioso mentale con se stessi e con gli altri, cercando di andare a trovare una discussione. Quindi non piace per niente a questi giovani Rob Zombie, e non piace poi, per dire, alle persone che hanno l'età di mio padre in su, perché è talmente fuori dalla loro estetica che la riflessione sociopolitica non può arrivare, perché sei totalmente disgustato essendo fuori da quell'estetica. All'interno... quindi da questo punto di vista noi siamo conservatori come Rob Zombie, perché indichiamo come la violenza può sbucare fuori dall'alienazione. Evidentemente i giovani questa cosa non la vogliono sopportare. Non lo so, è una cosa che a me viene in mente. Io Teo sono riuscito a farglielo vedere chiaramente subito di nascosto alla figlia della mia compagna, che allora aveva 13 anni e ha visto quel film, e però ne ha colto subito i messaggi, perché quando gli ho detto Anastasia ti ha spaventato, lei mi ha detto ma non è che mi ha spaventato la situazione in cui è girato, no? Perché potrebbero essere situazioni reali, questi personaggi potrebbero essere reali, questo rappresenta il governo americano. È stata molto attenta a questa cosa. Mi sono preso un mazziatone dalla mia compagna, perché lei è andata a dire sai Paolo mi ha fatto vedere La Casa dei Mille Corpi. No però era felice, e così ha poi voluto vedere anche La Casa del Diavolo, e è andata lei a cercarsi 31 Le Streghe di Salem. Io non lo sapevo, me l'ha detto l'altro giorno che se l'è vista da sola, io non lo sapevo. E torniamo un po' al discorso di prima, cioè se non si vuole accettare tutte le derive che possono provenire da una eccessiva omologazione che diventa irrispettosa nei confronti della vera diversità, e poi provoca magari in alcuni casi la risposta violenta, non sono qua a giustificare una risposta violenta, dico solo che questo tipo di alienazione perenne sociale, soprattutto di generazioni che oramai praticamente non sono più vive perché vivono lì dentro, non ragionano perché ragionano qua dentro, recuperano informazioni solo qua dentro, poi la realtà è là fuori, e la realtà potrebbe anche reagire come delle fiere violente in alcuni casi, la vita vuole reagire, al di là poi delle boiate, delle puttanate che fate con i tori appesi e con la revisione di quella grande opera di Leonardo da Vinci in maniera... veramente mamma mia. Ecco, quello è da non dormirci la notte, una roba del genere. È da non dormirci la notte. Mi sognavo quell'affare blu, oh mio Dio, no, lascia perdere. Perché se anche non vogliamo addentrarci all'interno dei discorsi relativi a quelli che sono i veri e propri rituali che stanno avvenendo con personaggi che sono evidenti sia al collo come pendenti di tanti personaggi, sia sui muri, sia a quello che viene utilizzato proprio in termini energetici, sicuramente intanto viene sdoganato un'etica dove viene scambiato una sorta di fluidità criminale che diventa sovrapposizione, omologazione totale, per accettazione del diverso. No, non è accettazione del diverso, è la costruzione di un esercito di cloni, e la costruzione di un esercito di cloni invece è proprio ciò che si oppone all'accettazione della diversità, perché ragazzi il riconoscimento della differenza passa innanzitutto dall'accettazione delle proprie radici, cosa che Rob Zombie, secondo me, mette in campo in maniera eccezionale, e allora poi si può anche eventualmente accettare l'esterno. Ma come faccio io ad accettare, a comprendere il diverso e l'esterno, se non comprendo la necessità che entrambe le cose rimangano identificate e separate? per dirla breve, perché dovrei andare su Bellum Perenne per dire queste cose, però come si fa a rispettare un'altra nazione se non sei un po' nazionalista, se non ami il tuo paese, come fai ad amare un altro paese? Okay, per esempio. Questo è un po' il problema degli italiani, secondo me. Basta, chiuso perché se no andiamo veramente molto fuori tema, ragazzi. Lui ha fatto un altro sequel, Three from Hell, in cui miracolosamente, vabbè, il problema è che sono scampati, diciamo, al secondo, e ve li ritrovate qua in qualche maniera questi personaggioni. In questo caso praticamente, secondo me, è un reload che a me è piaciuto, però diciamo che non so, ha voluto pestare ancora, non so se probabilmente c'è qualcuno che ha detto che lui ha voluto pestare un po' perché non aveva messo alcuni dei suoi attori preferiti nei film di prima, un po' perché Sid Haig stava per morire e quindi ha voluto far fare un altro film di questo genere prima che morisse. Lo dico perché non lo apprezzo tantissimo rispetto ai primi due. Non so se tu l'hai visto, se lo apprezzi, Three from Hell, se lo ritieni... No, io sono d'accordo sull'idea che secondo me l'ha fatto proprio per in memoria, diciamo, perché sì, io penso che l'abbia fatto per quello, per far finire bene questa amicizia che comunque è sempre durata e dargli l'ultimo saluto. Sì. Perché non è un film così la voglio vedere, ecco. Non è un film che paga come i primi due. No. Poi ragazzi, non so se ricordate, chi di voi ricorda La famiglia dei Monsters, che chi credo, insomma, l'abbiamo vista tutti in televisione, alternativo alla famiglia Addams, con il nonno vampiro, il padre Frankie, insomma, probabilmente ve la ricordate. Fra le altre ha fatto nel 2022 un remake ovviamente in lungometraggio della famiglia Munsters by Rob Zombie, e insomma c'è sempre Sherry Moon, tanto per cambiare c'è Daniel Phillips, che era rientrato anche lui come Daniel Rosbach, rientrato dalle vecchie produzioni. Daniel Rosbach fin dalla prima produzione della Casa dei Mille Corpi, Jeff Daniel Phillips da Three from Hell e anche 31, però insomma conferma ancora una volta di far parte di una grande famiglia e di continuare a produrre, di non volersi fermare, per fortuna speriamo che effettivamente vada avanti, anche se il suo genere ovviamente è un pochettino più limitato magari rispetto ad altri generi, ecco. Che dire, siamo arrivati quasi all'ora. Paolo, ti chiedo di fare una riflessione, vuoi dire qualcosa, insomma? Ok, una cosa che direi, mi viene da dire, vi consiglierei, ma i consigli non si danno perché il consiglio è un obbligo. Andate a vedervi La Casa dei Mille Corpi, sì, La Casa del Diavolo, sì, guardatela un po' con gli occhi, come abbiamo detto questa sera, ma spaventatevi anche, perché ci vuole anche quello, ma soprattutto guardate Le streghe di Salem e provate a sentire anche magari a gente che non piace, a tanti di voi non piacerà la musica metal, questo non si può discutere, però provate a sentirlo almeno Super Sexy Swimming e dare un giudizio imparziale a, per me, uno dei più grossi capolavori della musica. Ecco, questo è quello che è, mi sento di dire alla gente del canale, di provare a vedere con questi occhi Rob Zombie, di provare ad ascoltarlo, che secondo me stasera gli abbiamo dato una bella definizione che magari tanti non sapevano, ecco. Sì, direi di sì, e spero che siamo riusciti a far capire anche qual è la ricerca che va oltre l'estetico, ecco, perché poi magari io e Paolo possiamo anche ridere alle battute terrificanti di Sid Haig nei panni di Captain Spaulding, che è un personaggio veramente irriverente, grottesco oltre ogni limite, che mangia il pollo fritto mentre sputacchia addosso alle persone e dice di quelle cose terrificanti, poi sempre le altre, però pollo fritto migliore del Texas. Comunque ragazzi, veramente, poi ci sono dentro anche dei deformi, ci sono dentro, insomma, lui non si è particolare. Non non si è precluso niente, però quando si vuole andare a fare un viaggio veramente verso il dottor Satana, e quindi in questa galleria degli orrori, sicuramente quello è un buon inizio. Ma poi The Lords of Salem è buon riferimento. Come al solito mi viene da dire che se il Papa si incazza, allora probabilmente... Qualcosa vuol dire. Esatto, perché esattamente, anche se ci ha fatto molto ridere ultimamente il Papa con le sue uscite. Anche se, nonostante il fatto che io possa essere d'accordo o no con un certo tipo di decadimento dei costumi che c'è in questa società, d'accordo o no con il Papa, io inviterei il Papa probabilmente a occuparsi un po' di più di quello che fanno di nascosto i suoi preti prima di parlare. Io anche sono di quello che gli direi di guardare cosa hanno fatto i preti. Lasciamo perdere, ho avuto delle esperienze molto brutte con i preti, quindi esperienze violente, quindi sarebbe meglio guardarsi un po' i suoi. Decisamente. Va bene, abbiamo sforato l'ora, quindi io direi che siamo arrivati alla sigla finale. Io, ragazzi, vi invito ovviamente giovedì probabilmente avremo una puntata con un grande gradito ritorno, un amico con cui ho lavorato a Ground Zero Channel, però non so ancora se sarà la puntata di giovedì o se sarà un extra di venerdì, lo stiamo decidendo, ma con una persona che conoscete bene, con cui ho lavorato, ho fatto un'intera serie su Lovecraft, quindi dovremmo fare una puntata speciale di riflessione sui tempi che stiamo vivendo, proprio in termini esoterici, sociali, rispetto a quello che sta avvenendo. E poi ci sono in produzione delle pillole, che oramai non dovevo dirlo, ma l'ho detto, ci sono in produzione delle pillole che probabilmente vedranno, insomma, al lavoro sia me che Alessandro assieme, ma magari, insomma, la possibilità di lanciare Alessandro come volto singolo di alcune pillole sul canale della Botteguccia Crackapart. Io soprattutto, innanzitutto, ringrazio Paolo per la presenza. Grazie a te, Teo, di questo spazio, e grazie a tutti voi che siamo una famiglia, non siamo un canale, è diverso. Io sono contento di questa cosa e spero che, insomma, la passione che ci metto paghi in termini di un po' di ore belle passate assieme, e di informazione, speriamo, e di stimoli, ecco, che sono gli stimoli fondamentali in questo mondo in cui sembra che, come ho già detto, ci si voglia uniformare, creare delle bande di cloni, invece lo stimolo, la riflessione, il dubbio, ragazzi, il dubbio è il fulcro della... chiedersi sempre perché. Esattamente, qualunque sia la posizione, qualunque sia la posizione. Sì, assolutamente, certo. E possibilmente non prendere posizioni, anzi, se è possibile, a meno che non siano in qualche modo provenienti dal cuore. Io vi ringrazio tutti, ringrazio di nuovo Paolo, e grazie a te, Teo, ciao a tutti. E ci vediamo giovedì, chi lo sa, forse venerdì, col raddoppio e con tutti gli altri eventi della Bocca di Guccia. Ciao, buonanotte. Ciao, grazie a tutti. Ciao.